stato, ci ha raggiunto nella sua sedia stellare Simon and the Star. Buongiorno. È uscito, è nato, finalmente, eccolo qua. Il libro di Simon, già in testa a tutte le classifiche con l'oroscopo del 2024, che io già sto consultando, caro Simon, sperando in belle notizie. Sì, sì. Oggi l'oroscopo lo leggiamo da qui? Allora, oggi ho preso degli appunti perché per ciascun segno vorrei dare anche i mesi migliori per l'amore. Ah, visto che in qualche modo, bravo. Soprattutto poi per chi un amore lo sta cercando. Quindi sono i mesi migliori per i progetti di coppia, ma soprattutto per gli incontri dei Perfetto. Single. Perfetto, okay. Vai. Allora, oggi andiamo in ordine di segni perché non facciamo classifiche, partiamo proprio dall'Ariete. Okay. Occhio, anche la signora, occhio, anche la signora Coriandoli dell'Ariete, vai. Allora, io quest'anno nel libro ad ogni segno ho dedicato un film, il film dell'Ariete è Billy Elliot, perché questo è un anno, a parte la coincidenza esattamente del tutto fortuita perché l'ho scritto molto prima, però in realtà è proprio l'anno che permette all'Ariete di ritrovare la grinta, la capacità di buttare giù gli ostacoli, di cambiare strada se ci sono delle scelte in cui non vi riconoscete più. Billy Elliot a 11 anni vive in un villaggio dove c'è solo la box e il lavoro in miniera, mentre lui scopre una passione per la danza che lo porta al di fuori di quella cerchia alla quale non appartiene. Quindi no, la nostra cerchia quale sarebbe? In realtà vi liberate di Plutone dopo 15 anni dal 2008, per cui è come se per prima cosa ritrovaste proprio la capacità di osare. Oh. Dopodiché tante situazioni che vi hanno remato contro invece cominciano a remare a favore, per cui arrivano i rinforzi, e questo è un anno dove l'Ariete può veramente rivedere anche tante vecchie scelte nelle quali non si riconosce più. Oh. Bellissimo! E quindi diciamo grandi cambiamenti, bellissimi per l'amore, lo dicevamo, il mese di aprile e il mese di luglio, che tra l'altro hai beccato preciso. Sì, esatto. Perché è un mese che ha proprio il passaggio di Venere tra l'Ariete ed il Cancro. Ah, fantastico. Per cui è perfetto. Per cui l'Ariete, chiudiamo con una citazione che è ora di affacciarsi alla vita, e passiamo al Toro, che è un po' il segno che arriva a questa fine del 2023 con più situazioni che si sono rimesse in moto. Questa è stata solamente un'anticipazione di una prima metà del 2024 che prevede una vera e propria occasione d'oro per toccare la vetta di tutto ciò che avete seminato in passato, ma anche per cambiare strada se questo è il vostro desiderio, rimettervi in pista. Aprile e maggio sono due mesi straordinari. Il consiglio qui è: non abbiate un atteggiamento diffidente verso alcune occasioni che potrebbero somigliare ad alcune vecchie delusioni di 10 anni fa, invece adesso è completamente diverso. E il film è Will Hunting, genio ribelle, lui che è un genio della matematica ma pulisce i pavimenti al MIT finché non risolve un'equazione e gli danno quell'occasione che finalmente lo valorizza. Per cui è un anno formidabile, arrivate ad aprile con le idee chiare su ciò che desiderate, perché il mese di aprile è una lampada di Aladino. I mesi bellissimi per l'amore sono maggio e agosto. Perfetto. Bene. Allora, andiamo avanti con i gemelli. Qui il film è la rivincita delle bionde, perché potremmo definire il 2024 la rivincita dei gemelli, alla faccia di chi non ci credeva, alla faccia di chi non vi ha dato un'occasione, di chi vi ha preso sotto gamba. Lei nel film, Reese Witherspoon, è fidanzata con uno che va ad Harvard e, pensando che lei non sia all'altezza, la molla. Lei dice si mette a studiare, supera anche lei l'esame e gli dà poi una pista. Questo è un anno in cui si può veramente, veramente cambiare polarità sul lavoro, raggiungere un ruolo di maggiore prestigio, sposarsi, avere un primo figlio, cioè qualunque sia lo stato della vita può fare uno scatto di maturazione. Avviene a partire dalla fine di maggio, quindi sfruttate i primi mesi per colmare le lacune, per ottenere quello che ancora manca o per chiudere tutta una serie di cicli, perché dalla fine di maggio arriva Giove, che è il grande jolly dello zodiaco, sì, quindi da lì tutto riparte. I mesi per l'amore sono da metà febbraio a metà marzo, quindi subito, e poi da fine maggio a metà giugno. Perfetto. Ma quando dici mesi per l'amore, cosa intendi esattamente? Allora, in generale, per tutti i segni? Sono i mesi in cui Venere è a favore, quindi in qualche modo innanzitutto sale l'autostima, sale il fascino, la bellezza. Sono i mesi in cui si seminano i grandi passi avanti, i grandi progetti di coppia, ma sono anche i mesi in cui i single hanno veramente un'opportunità in più. Perfetto. Per cui, insomma, segnateveli. E chiudiamo con l'ultimo di questa quartina, che è il Cancro. Oh. Il suo film, l'avevamo già anticipato, è Sister Act, perché dopo anni un po' in un cono d'ombra, un po' nascosti, un po' intimoriti dalla vita, il Cancro tira fuori veramente la sua grinta, il suo spirito rock, e proprio come Suor Maria Claretta, Whoopi Goldberg nel film, esce dal silenzio e torna a cantare. Fa cantare anche gli altri, nel senso che il Cancro è un segno trascinante
e nel 2024 ritrova proprio questo spirito, questa energia, questa grinta. Pensate che ci sono Giove fino a fine maggio e Saturno a favore, non accadeva credo dai tempi della lira. Bello. Per cui insomma sono tanti anni che bellissimo. Il cancro si è scordato fantastico. Questa doppietta, per cui diciamo che abbiamo veramente la prima metà dell'anno serve proprio a stabilire nuove prospettive, nuove traiettorie, ma anche ad affrontare una serie di nodi e a dire basta a tutto ciò che il cancro ha accettato soltanto per paura di non poterne fare a meno. Questo riguarda certe situazioni svalutanti sul lavoro e riguarda anche alcune situazioni di coppia che non funzionano più bene. Che non è il nostro caso. Non è certo il vostro caso, anche perché bellissimo oroscopo per gli amici del cancro. E andiamo a vedere i mesi buoni per l'amore. Quali sono i mesi? Da metà marzo ai primi di aprile e poi da metà giugno a metà luglio. Ah, fantastico. Ci siamo proprio dentro. Amici del Leone, vi vedo già lì pronti, attenti. Invece tra poco scopriremo cosa c'è nel vostro oroscopo. Ma cari leoncini, cari leoncini, vi abbiamo fatto aspettare, ma la posta in gioco era degna di cotanta attesa, perché Simon and the Stars è pronto con l'oroscopo del 2024. Pronti? Allora, siamo arrivati proprio al Leone e io partirei proprio dalle parole di Mita Medici, che diceva: il Leone dice sempre quello che dice, verissimo. Quello che pensa. Leone, quello che pensa. Il Leone è il segno del ruggito, per cui l'espressione che non chiede il permesso, però sono anni in cui il Leone si tiene dentro un po' di cose, in qualche modo anche paura di deludere un po' le aspettative degli altri, dicendo io sono cambiato e il mondo attorno a me deve cambiare. Quest'anno gli restituisce il ruggito, per cui al Leone ho dedicato un film che parla del coming out, che diventa in modo simbolico qualunque cosa che ti sei tenuto dentro negli anni passati perché in qualche modo avevi paura di deludere le aspettative degli altri. Questo significa che nella prima parte dell'anno probabilmente si dicono dei no, o comunque si cerca di cambiare il proprio ruolo lavorativo, la propria immagine pubblica, ciò che gli altri vedono in voi, e dalla fine di maggio probabilmente comincia un nuovo capitolo di vita, che può significare anche un cambio di lavoro, di città, di stile di vita, per cui il Leone si riprende, prende in mano lo scettro delle sue scelte anche quando lo portano a dover dire agli altri: sono anni che guardate un'immagine di me che non è più attuale. Per cui il film grande si chiama cambiamento, Simon, ed è molto molto bello. Però non hai detto il titolo del film che hai dedicato a Leone, intanto che stanno ordinando il tuo libro per sapere esatto. di tutto di più. Pensa, il film si chiama Tuo Simon ed è una coincidenza, ed è bellissima la citazione del film da cui parte il capitolo, ed è: dire al mondo chi sei è terrificante, perché se al mondo non piacessi, beh, da quest'anno il Leone se ne infischia del fatto che al mondo possa piacere o no, così diventa più autentico e ritira fuori anche una serie di cose che sono lì represse da tempo. I mesi più indicati per l'amore sono gennaio, quindi subito, adesso, e poi luglio. La seconda metà di luglio è una parte bellissima. Bene. Fantastico. Arriviamo alla Vergine. Qui abbiamo Giove a favore ma Saturno in opposizione. Quindi è un anno in cui c'è bisogno di riprendere in mano le redini di tante situazioni che vi sono un po' sfuggite di mano. Sono anni che c'è un certo disordine nei rapporti, nei ruoli di lavoro, dove non si capisce chi fa cosa. E c'è una Vergine che in questa confusione ha finito per collarsi una serie di fardelli che non le spettavano. Tutto questo ha portato i suoi progetti, le sue aspirazioni, i suoi sogni a rimanere indietro. Il film della Vergine è Ritorno al futuro, perché primo questo Saturno permette di sciogliere dei nodi o di risolvere degli errori che stanno lì dal 2012, ma in generale anche perché nel passato c'è la chiave per il futuro, quindi magari un vecchio ruolo, qualcosa che è stato accantonato, qualche progetto che non è stato coltivato all'epoca e può essere invece ripreso in mano. Comunque, per la Vergine, se ci sono dei dubbi sui rapporti vanno chiariti, ma allo stesso tempo Saturno in opposizione è sinonimo di matrimonio, perché è come se fosse un transito che, se un rapporto funziona, lo consolida, mentre se invece ha delle piccole crepe le mette un po' più sotto il riflettore. Per cui fino a maggio chiedete, affrontate, perché nella maggior parte dei casi basterà fare la voce grossa per risolvere certe situazioni. Oh, bene. La bilancia. Aspetta, i mesi dell'amore. Siamo i mesi giusti per l'amore sono
da fine gennaio a metà marzo e poi il mese di agosto bellissimo. Bene. Arriviamo alla bilancia, Santino. Occhio Simon. Allora, la bilancia è Forrest Gump, perché sai, lui da piccolo ha i tutori alle gambe, ha delle gambe che non hanno abbastanza forza per portarlo dove vuole, da grande invece leva i tutori, comincia a correre, non si ferma più e fa correre anche gli altri. Questo è un momento in cui la bilancia, dopo 15 anni con Plutone in quadratura che l'ha sottoposta a continui test di sicurezza in se stessa e di autonomia, comincia finalmente a ritrovare un maggiore coraggio, una maggiore determinazione. C'è anche un fatto: Forrest Gump sta sulla panchina, osserva il mondo, osserva una vita nella quale non è del tutto partecipe. La bilancia viene da un anno in cui è stata o molto isolata o costantemente sottoposta a scontri, per cui tutto questo che vi porta fin qui molto affaticati serviva proprio per ristabilire dei punti fermi che dal 2024 vi renderanno più autonomi economicamente, lavorativamente e anche in amore. Per cui comincia il protagonismo. Ecco qui. Allora, dalla fine di maggio... Santo piede in amore! Dalla fine di maggio iniziano 6 mesi, tutta una seconda metà, con Giove a favore anche dal punto di vista affettivo. Per cui chi ha una storia in piedi potrebbe anche coronarla con una convivenza, con un matrimonio, con un primo figlio, ma ci sono anche moltissime opportunità per chi un amore lo sta cercando dopo un 2023, diciamolo, piuttosto deludente. Dove però c'è una raccomandazione: la bilancia sono anni che si sbilancia sull'altro e quando inizia un nuovo rapporto tende a mettere un po' da parte le proprie priorità. Allora è importante cavalcare questo cielo che può portare molto in amore, ma senza perdere di vista ciò che è importante per voi, i vostri progetti, la vostra affermazione, perché sono anni che siete sbilanciati sugli altri, c'è sempre qualcuno, qualcosa che viene prima. Ecco, proprio... bello questo consiglio. E quindi da quel giorno, ovunque andassi, ci andavo correndo. Questo è il motto della bilancia del nuovo anno. E per l'amore, bellissimo da fine maggio a metà giugno e poi il mese di settembre, che può essere un mese che per qualcuno è proprio un nuovo debutto sulla scena dell'amore. Che bello! Dai, Santo, io spero di averti... Scorpione! Spero di averti trattato bene. Scorpione. Allora, qua veniamo da 3 anni in cui Saturno vi ha fatto sentire molto spesso come dei viandanti senza fissa dimora. Ci sono stati traslochi, trasferimenti, situazioni che hanno smosso i punti fermi e arrivate sin qui un po' sradicati. Il primo dono del 2024 è proprio quello di permettervi di costruire nuove radici, per cui qualcuno compra casa, qualcuno finalmente risolve una questione familiare che si trascina da tempo, per cui il primo dono è trovare un luogo da chiamare casa e dove buttare l'ancora, una nuova pace, una nuova continuità. Il film è La ricerca della felicità, perché la felicità è al centro di quest'anno per lo Scorpione, un film che è una storia vera e racconta di un grande imprenditore che è diventato tale proprio grazie alle difficoltà che si raccontano nel film e che lo fanno sentire molto spesso sradicato. Allora, da questo 2024 inizia la ricostruzione, è pur vero però che sono cambiate tante priorità e quindi in qualche modo in questo momento lo Scorpione entra nell'anno con una decisione forse non facile da prendere, con una scelta non facile da fare che agli occhi degli altri può sembrare folle. Alla fine del film Will Smith incrocia lo sguardo con il vero protagonista del film, con il vero Chris Gardner, ed è come se in lui trovasse la conferma di aver fatto bene a non mollare. Allora io penso che anche nel cielo di tanti scorpioni, se c'è una decisione non facile, c'è anche una voce, la vostra voce dal futuro, che vi dice però è la cosa giusta da fare, anche se gli altri non ci credono, e quindi è un anno in cui molti potrebbero dire le mie priorità sono cambiate e la mia vita lo deve rispecchiare, c'è bisogno di essere meno in trincea e di essere più a contatto con gli affetti e con le piccole cose. Bene, i mesi dell'amore? Allora, i mesi dell'amore mi ero lasciato molto prendere. È un bellissimo oroscopo, sì. Allora, da metà maggio a metà giugno e poi da fine settembre a metà ottobre, che è forse il mese più bello per lo Scorpione in assoluto. Ah, bene, grazie Simon. Tra poco altri 4 segni, ma adesso... qua di nuovo a citofonare Rai 2, ormai si respira proprio il clima dell'ultimo dell'anno e abbiamo, abbiamo gli ultimi 4 segni dell'oroscopo e tutti gli amici a casa che stanno aspettando di sapere il loro futuro. Vai Simon. Allora,
Prima nel tutorial della Vale ho visto che Ciotolowski si specchiava in una delle mie stelle, poi le conto, esatto, se ne manca qualcuna vi denunzio. Allora, bravo, bravo, partono le denunzie. Partono le denunzie. Allora, siamo arrivati al Sagittario. Mm. Il film del Sagittario è Le ali della libertà, ah, che è un film che parla di un'evasione e parla di un'evasione da una prigionia ingiusta. Questo è un anno in cui il Sagittario lotta per riprendere possesso dei propri spazi, che sono spazi abitativi, spazi lavorativi, spazi decisionali. Sono anni che siete stati un po' penalizzati, in certi casi anche perché avete abbassato un po' la guardia su certe situazioni che potevano insospettire. Questo è un anno in cui il Sagittario magari è meno gioviale, è meno aperto, è meno disponibile verso gli altri, ma comincia a riprendersi quello che gli hanno tolto. Importantissima proprio la casa, per cui c'è chi la compra, c'è chi la cambia, c'è chi la ristruttura, ma questo ha proprio un senso di tornare nel pieno possesso dei propri spazi, per cui è un anno impegnativo, ma è anche un anno che vi restituisce una libertà che manca da tempo. È come se il Sagittario fosse stato privato del passaporto, che è la possibilità di muoversi e di viaggiare. Questo è un anno che ve lo restituisce. Bene. Importantissimo tenere il punto su tante situazioni. Allora, i mesi buoni per l'amore, addirittura ne abbiamo tre. Gennaio subito, arriva da tra pochi giorni Venere in Sagittario, poi aprile e luglio. Allora, Capricorno, qua questo è il quarto segno che si libera di Plutone dopo 15 anni, un Plutone che ha fatto stare il Capricorno in barricata, cioè è come se il Capricorno, che è il segno dell'ambizione, del senso di diligenza, della responsabilità, negli ultimi 15 anni si fosse concesso veramente pochissimo. Con l'uscita di Plutone dal Capricorno molti cominciano a dirsi ma chi me lo fa fare a scegliermi sempre la strada più difficile, a essere spesso l'unico che ci crede? Ed è un Capricorno che abbassa un po' il rigore, abbandona un po' il dovere e torna a scegliere le cose in base a quanto lo facciano star bene, anche ridimensionando certi obiettivi, che può sembrare un po' tirare i remi in barca, ma assolutamente non lo è, perché tornando a scegliere le cose in base a quanto lo facciano star bene, tirando fuori la creatività, arriva più vicino che mai ad una vetta che rincorre da anni. Il film è una donna in carriera, perché anche l'atteggiamento cambia, diventa un po' più spregiudicato. Sì. Bellissimo film. Bello. E se c'è qualcosa che vi hanno portato via, se c'è stato qualche sgambetto o qualche torto dal 2018 ad oggi, questo è il momento in cui la bilancia si raddrizza. E se i mesi dell'amore? Allora, i mesi migliori per l'amore sono da fine gennaio a metà febbraio e poi bellissimo il mese di maggio. Bene. E arriviamo all'Acquario. Allora, questo è un anno che porta l'Acquario a prendere una serie di decisioni, a prendere posizione su una serie di questioni, a fare delle scelte che sono state rinviate e rinviate negli anni passati e che adesso invece diventa fondamentale prendere. È fondamentale saper dire di no a tutto ciò che non vi rappresenta più, a tutto ciò che in qualche modo avete accettato soltanto per non deludere le aspettative degli altri. E molto spesso questo accade perché sale la posta in gioco, e nel momento in cui sale la posta in gioco, per cui sul lavoro può esserci un ruolo di maggiore responsabilità, una storia potrebbe evolvere in un matrimonio, è quello il momento in cui, se avete dei dubbi, vanno espressi. Il film è Abemus Papam, il film magnifico di Nanni Moretti, in cui c'è questo cardinale che viene eletto a sorpresa generale Papa, e nel momento in cui viene eletto Papa probabilmente escono fuori tutta una serie di no non detti prima, di situazioni che in realtà l'avevano portato al di fuori del suo centro. Come prima reazione si dilegua, si dà un po' la macchia, si rende meno disponibile, però c'è una bella differenza tra dire sì e poi dileguarsi, oppure dire no, mi dispiace, questo non fa per me. Questo è veramente un anno con cui l'Acquario può fare la rivoluzione, può far saltare i tappi di tutto ciò che vi ha fatto sentire ingabbiati e riprendere in mano le redini delle sue decisioni. Un po' più difficili i primi mesi, fino a metà maggio, quello probabilmente è un momento in cui arriveranno una dietro l'altra tante situazioni che vi spingono a scegliere, a decidere, a imporvi. Poi da fine maggio comincia un periodo molto molto migliore anche per l'amore. L'Acquario ha la fama di essere uno spirito libero, invece quest'anno si impegna fino in fondo e si lascia acchiappare, se ci crede davvero. Il periodo buono è prima da metà febbraio a metà marzo e poi da fine maggio a metà giugno. Questo per gli incontri dei single. Bene. E siamo arrivati all'ultimo segno, ai pesci. Allora, questo è il segno di gnocchi. Segno di gnocchi. Io è dal 94 con gli stessi desideri, ma non si avverano mai. Però questo
potrebbe essere l'anno buono, perché in realtà è un anno estremamente impegnativo per i pesci, c'è un ritmo incalzante, ci sono degli impegni che si susseguono in modo molto serrato, ci possono essere anche in primavera inoltrata degli esami, delle situazioni in cui dimostrare di che pasta siete fatti, e quindi non è un anno, diciamo, in cui sedersi e rilassarsi, ma tutto questo, soprattutto a ridosso della tarda primavera, può portare i pesci a fare un viaggio di ritorno verso se stessi, a tornare ad un ruolo lavorativo, ad un progetto, ad un sogno, anche ad una città dalla quale si sentono in esilio da 12 anni, dal 2012. Per cui il film è E.T. e il senso è proprio questi pesci che sono anni che si sentono un po' dei pesci fuor d'acqua, al di fuori del ruolo che gli spetterebbe, e invece la scena è quella finale in cui l'astronave torna a prendere E.T. e lo riporta dove gli spetta di stare. Per cui è sicuramente un anno impegnativo in cui i pesci potrebbero dimostrare anche sul fronte della coppia, della famiglia, di tenere le redini, di essere, diciamo, dei propulsori, però tutto questo vi restituisce anche ciò che sono 12 anni che inseguite in un continuo vagabondaggio. Ma prima ti muore, se ti ricordi, poi dopo arriva l'astronave. Ah, è vero, questo non lo ricordavo. Beh, ma questo in ogni storia... Perché va bene tutto. In ogni storia che si rispetti, prima del gran finale c'è quel punto in cui tutto sembra perduto. E ora allora, mesi buoni per l'amore, da metà marzo a metà aprile e poi da metà giugno a metà luglio. Bene. Allora...